Buongiorno telespettatori di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini, siamo in diretta come ogni lunedì, mercoledì e venerdì per aprire i nostri studi a una serie di ospiti, li conosceremo fra un attimo, ma prima andiamo subito a dare i contatti della giornata e di sempre per mettersi appunto in collegamento con noi, 351-708-9977 è il numero attraverso il quale con Whatsapp potete mandarci delle foto, dei messaggi anche un semplice saluto, eh, qualunque segnale di presenza in modo da interagire e da farci interagire con voi, approfittando del fatto appunto che siamo eh, in diretta, casa rossini.it per eh, contenuti più impegnativi, eh, per altre segnalazioni, per mail, ma anche in questo caso per, eh, per un saluto. Eh, da qualche giorno eh, abbiamo lanciato anche questa idea di mandarci la foto del giorno, per cui se volete potete anche mandarvi, mandarci un vostro scatto e noi eh, lo proporremo al pubblico di Rossini TV e naturalmente anche la vostra dedica perché eh, abbiamo spostato il momento della dedica ma non l'abbiamo eliminato, l'abbiamo spostato da dopo il blocco pubblicitario delle 10.30 allo stacco tra il secondo e il terzo ospite che eh, avviene intorno alle 10.50, 10.55. Per cui aspettiamo tutto quello che vorrete mandarci eh, con eh, questi eh, strumenti di comunicazione diretta eh, e indiretta. Oggi è eh, l'11 dicembre, mancano 20 giorni alla fine dell'anno. secondo Personology è il giorno dell'intensità, per cui chi è nato eh, in questo giorno sappia che è il giorno dell'intensità, ma anche chi lo vive lo viva con intensità, è la giornata internazionale della montagna, eh, in questo momento, vedete, International Mountain Day, eh, in questo momento la montagna sta vivendo, soprattutto la montagna italiana, un momento veramente molto particolare, questa è una foto di Madonna di Campiglio, tra l'altro è una foto mia, per cui eh, vi lancio anche in questo senso l'invito a mandarci eh, delle vostre foto, la montagna sta vivendo Vivendo un momento molto particolare perché soprattutto in Italia, soprattutto quest'anno, è sotto una coltre di neve come non si vedeva da qualche decennio e naturalmente sappiamo tutti che gli impianti di risalita, che sono un po' il traino, il motore di tutto quello che è il periodo invernale, sono chiusi per decreto, per cui è chiaro che c'è questa situazione surreale. Io ho vissuto molti anni a Madonna di Campiglio e sono in in contatto con tanti amici che mi eh, esprimono questa eh, sensazione surreale per loro mai provata nella vita eh, di eh, periodo giusto, neve incredibile e assenza ovviamente di turisti che stanno aspettando tutti eh, il il trascorrere di questo periodo e il 6 gennaio per poter continuare e ricominciare a uh, frequentarla. Oggi 11 dicembre è anche il giorno in cui la chiesa celebra San Salvino o San Savino, scegliete, di Piacenza. È un uh, diacono a Milano che successivamente è diventato vescovo di Piacenza, siamo nell'anno 330 e 420, dove risiedete per quasi 50 anni, viene invocato contro le frequenti esondazioni del fiume Po San Savino. Ogni santo ha il suo da fare. E, e, visto che lo si mette in qualche modo a protezione a qualche calamità naturale, alcuni eventi storici dell'11 dicembre. Nel 1937 l'Italia esce dalla Società delle Nazioni, la Società delle Nazioni era una sorta di antenata dell'ONU, non ha avuto molto successo. È stata la prima organizzazione intergovernativa avente come scopo quello di accrescere il benessere e la qualità della vita degli uomini. Il suo principale impegno era quello di prevenire le guerre sia attraverso la gestione diplomatica dei conflitti, sia attraverso il controllo degli armamenti. Per qualche motivo. Non ha funzionato. L'Italia è stata una delle prime a uscire, ma poi di lì a poco c'è stato tutto il, il, il discorso del conflitto mondiale, eccetera. E viene comunque riproposta più avanti, lo scopriremo nei prossimi giorni, eh, con un'altra veste che è poi è quella che è diventata l'ONU, sempre in tema di organizzazioni internazionali. L'11 dicembre del 1946 invece viene fondato l'UNICEF, che è il Fondo delle Nazioni Unite per eh, l'Infanzia. È un fondo delle Nazioni Unite, organo sussidiario eh, fondato. Appunto l'11 dicembre del 46 per aiutare i bambini vittime della seconda guerra mondiale, e a questo punto ovviamente ha continuato la sua attività anche oltre quello che era il compito principale, eh, di sostegno a questo punto a tutti i bambini del mondo vittime di tutte le eh, guerre e le ingiustizie del mondo. Nel 1970 John Lennon ha pubblicato l'album John Lennon Plastic Hono Band, eh, l'album che contiene brani come God e come altri. Eh, Ricordiamo che visto che oggi è l'11 e che l'8 non eravamo in onda, invece in realtà l'8 dicembre è ricorso il 40° anniversario dalla tragica uccisione di John Lennon ad opera di un pazzo che però diceva di essere un suo fan. Nel 1972 L'Apollo 17 diventa la sesta e ultima missione Apollo ad atterrare sulla Luna. Tutti conosciamo a memoria i nomi dei, eh, dei, del primo uomo sulla Luna, ma eh, magari pochi ricordano questo equipaggio, il comandante Eugene. Cernan, pilota del modulo del comando Ron Evans e il pilota dell'EM geologo Harrison Schmidt che tra l'altro era è stato per sempre a questo punto l'unico civile a mettere piede sul suolo lunare. Oggi si tratta dell'ultimo volo spaziale con equipaggio umano a superare l'orbita terrestre bassa e l'unico lancio notturno di tutto il programma Apollo. Schmidt a oggi rimane l'ultimo uomo ad aver messo piede sul suolo lunare mentre Cernan l'ultimo ad averne lasciato la superficie. Infine nel 1970 Madre Teresa di Calcutta riceve il premio Nobel per la pace e la vediamo qui appunto nella cerimonia di consegna del premio Nobel mentre se non sbaglio c'è un'altra foto esatta con Ronald Reagan e la moglie Nancy. E con questo abbiamo concluso la sequenza uh, delle, degli eventi eh, del, che ricordano questa giornata 11 dicembre e entriamo nel vivo della uh, puntata accogliendo con un applauso virtuale, fatelo da casa, l'ospite di oggi, Otello Renzi. Buongiorno Otello, come stai? Buongiorno, buongiorno Paolo, benissimo, sì, dico benissimo perché quando dico benissimo la gente si meraviglia un po'. Però eh, stiamo bene, quando stiamo bene bisogna dirlo. Ma infatti, anche io sono di questo parere, insomma, eh, la risposta di default è bene. Eh, dopo è chiaro che se vuoi veramente sapere, entrare nel dettaglio, allora lì si può entrare magari a spiegare tante altre cose. Però giustamente, visto che ormai come stai, più che una richiesta, è un saluto, eh, a un saluto si risponde con un saluto. Come stai? Bene, questa dovrebbe essere la regola, fa star meglio poi, no? Giusto. Sì, in effetti oggi siamo qui per stare bene, esatto. nel senso che bisogna pensare positivo e quando ho allestito questa tavola in pratica oggi parleremo del bonton che cos'è il bonton è il sapere vivere, il sapere stare con gli altri. Ecco, questo sapere stare con gli altri bisogna un po' rivedere le cose, perché star bene con gli altri, stai bene anche con te stesso, ma soprattutto hai un rispetto verso gli altri. Il rispetto verso gli altri significa stare sì a tavola ma significa in ogni momento della nostra giornata. Quindi eh, io mi occupo di enogastronomia, quindi quando si sta a tavola oggi potrebbe essere un po' anacronistico Guarda, parlare... La, la regia di... ci ha appena mandato un'immagine, ecco, un ecco, Sì, di... ecco, di, della tavola, <ride> no? il bontone, ecco, questa è una tavola eh, direi eh, non troppo... Lussuriosa, eh, ci sono poche cose, ma quelle che servono è quello che eh, vorrei sempre. Nei posti, nei ristoranti, insomma, ecco oppure anche a casa perché io distinguerei la situazione di casa da quella del ristorante dicevo era anacronistico parlare oggi magari di ristorazione, però parliamole perché insomma, in qualche modo dobbiamo uscirne. Allora, e... facciamo un po' di ordine, guarda, eh. mi piace fare un po' d'ordine. Sì, nell'inquadratura grande, nell'inquadratura generale del nostro studio, vediamo che hai sei arrivato prima giustamente per imbandire Casa Rossini, mai come oggi Casa Rossini, Sono perché arrivato, fatto proprio... sì, sì. Eh, sei arrivato esatto. Fatto proprio, eh, hai realizzato proprio un'apparecchiatura, il eh, perfetto. Il motivo per cui abbiamo pensato che questo potesse essere un argomento interessante è perché in effetti sappiamo tutti che eh, in qualche modo, con modalità che si stanno sviluppando anche in questi giorni, no, le distanti chilometri, eccetera, però in qualche modo eh, la gran parte di noi trascorrerà feste e, e, e annessi a casa. E allora l'idea è. Eh, non limitiamoci, visto che dobbiamo stare a casa, non limitiamoci a tirare fuori eh, come faccio io la tovaglietta, quella, vrutti, quella eh, di, insomma, di, di cannuccio eh, e, e basta, e mettere il tovagliolino di carta, insomma non limitiamoci a questo, almeno in questo periodo delle feste. Facciamo le cose per bene e partiamo da questo concetto che Otello stava esprimendo in questo momento, che è distinguiamo, allora sappiamo che a casa non è il ristorante, eh, nel, nel, non nel bene e nel male, nel meglio e nel peggio, perché io... Nell'inquadratura generale ho visto che c'è un candeliere, cioè al ristorante adesso non è che lo possiamo pretendere tutte le volte, il candeliere a no. casa invece possiamo permetterci di metterlo. È un ma po', sì, no? ma guarda che a casa abbiamo delle cose sorprendenti, magari che ci hanno lasciato i nostri nonni, i nostri genitori. Tiriamole fuori perché sono sempre belle. Perché le cose fatte tanto tempo fa, chissà perché, hanno un fascino, un fascino che richiama la nostra infanzia e questo già è molto, molto importante. Ma soprattutto quando ci sono le cose belle bisogna eh, fruirne e fruire vuol dire portarle fuori nel momento giusto e quasi quasi io direi, c'era un mio vecchio amico che non c'è più, gli dice ma perché tu mangi con le posate d'argento? perché le cose con le posate d'argento sono più buone io ce l'ho perché le devo tenere lì per chi esatto e per qui, quando per quando no, no? Penso ecco, una cosa che mi piace molto è la tovaglia oggi sta scomparendo chissà i giovani dicono anche nei ristoranti stellati vedete che eh, c'è l'assenza della tovaglia io sono demoralizzato su questo perché io quando vado a tavola voglio sentire la tovaglia voglio sentire, anzi se ci fosse anche il, il sottotovaglia che fa praticamente eh, sentire una sensazione di morbidezza e allora sto anche meglio perché appena appoggio le dita sulla tovaglia ecco mi dà questa sensazione di velluto e questo è importante, ma è importante per tante cose, non ultima anche il vino. Nel, eh, quando si guarda il vino, si prende il bicchiere, non diffidate di chi sta con questo bicchiere in alto a pensare che, che cosa, ci sono tanti colori che ci circondano. Il bicchiere, il vino si vede, il colore si vede assolutamente su una tovaglia bianca. O su un piatto bianco, un tovagliolo bianco, l'importante è che ci sia una base bianca. E questo ti, diventa ti, importante ti e professionale. Ti fermo anche. un attimo perché mi è venuto in mente una cosa, perché io ti guardo e ascolto e mi piace tantissimo. guardarti e ascoltarti, e poi mi fai venire delle idee. E, eh. e poi io mentre ti ascolto, continuo ad ascoltarti, queste idee si evolvono. Allora mi è venuto in mente che uno dei motivi per cui eh, noi, diciamo, un po' nella vita quotidiana eh, tendiamo ad abolire la tovaglia è, diciamocelo chiaro, perché poi tocca anche lavarla sta tovaglia, no? E, e perché tocca lavarla? Tocca lavarla perché. E te in quel momento stai parlando del vino, perché sai, te sei lì che versi il vino, tac la goccia di vino nella tovaglia bianca, il vino rosso. E poi mi è venuto in mente che c'è un motivo importante. Stiamo più attenti, per cui facciamo i gesti meglio resistiamo alla tentazione di essere approssimativi anche nel gesto di versarci il vino nel bicchiere perché sapendo che poi se no la tovaglia si macchia ci stiamo più attenti e facciamo un gesto migliore dico bene o sono impazzito? No dici benissimo eh, guarda a volte, eh, a volte consiglio anche di versare il vino bianco non ha problemi neanche lo spumante se è bianco o anche rosé addirittura ma il vino rosso a volte ci sono degli gli antociani che colorano il vino che sono contenuti nel vino e quelli che eh, alla fine, eh, non so, ad esempio, faccio un esempio: un Montepulciano ha di un colore che è quasi blu, e quasi nero, e questo è difficile, poi eh, bisogna metterci la varechina. No? Eh, allora. ecco. La tovaglia bianca permette la Varechina. Anche, ecco, se tu avessi una tovaglia colorata, questo potrebbe avere dei potrebbe... problemi. Però comunque bisogna stare attenti, eh, come tu dici, e quindi bisogna versare in un modo giusto, bisogna girare appena la bottiglia. Quando si serve bisogna tenere l'etichetta eh, della bottiglia sempre sopra. Non bisogna mai coprire la bottiglia, vedo ancora coprire con un frangino, con un tovagliolo, una bottiglia di spumante, insomma i produttori fanno tanta fatica a fare queste e spendono dei soldi per fare le etichette e noi le andiamo a coprire. Ecco, mai coprire le bottiglie, sempre esposte. Ecco, ritornando alla tovaglia, la tovaglia ha un tovagliolo, il tovagliolo, ecco, io odio vedere lavorare troppo il tovagliolo, meno si tocca il tovagliolo da chi la, ci ha proceduto e meglio è, quindi più semplice possibile. Altra cosa è l'apparecchiatura, e eh, l'apparecchiatura: ehm, direi che il, come abbiamo visto prima nella slide, praticamente quando c'è un coltello, una forchetta, eh, un bicchiere dell'acqua, un bicchiere del vino e poco altro, basta cioè o preferirei che ogni volta a ogni preparazione si riportassero le forchette. Questo a casa è un po' difficile, anche perché non ti puoi sempre alzare, sei con gli amici, allora le puoi mettere a tavola, però non troppo. A volte entro in certi posti, in certi locali o in certe famiglie. Uh, mi sembra una ferramenta, sai la ferramenta, allora molti la, la prendono, la mettono da parte e usano una forchetta sola magari in tutto il pasto. Beh no, eh, sappiamo anche che eh, le posate si va dall'esterno verso l'interno nell'uso esatto delle posate e, e poi ci sono le posate da pesce, le posate da carne e soprattutto il, anche il piattino del pane che ogni tanto si vede in qualche ristorante e anche a casa devo dire, il piattino del pane si tiene a sinistra, è facile avere un tavolo di tre persone, sai che eh, ci sono tre piattini ma pensate nel, nelle lunghe tavolate, allora la prima cosa che la gente dice quando si mette seduto è ma questo piattino è il tuo o è il mio? Ecco, il piattino del pane va a sinistra State prendendo appunti da casa? Scrivete, perché questo qui è tutta roba preziosissima Non è che si viene a sapere tutti i giorni O andate a cercare su internet O cercate un libro, eccetera Ma noi ve la portiamo Proprio ve la scodelliamo Ve la offriamo direttamente in televisione Per cui eh, approfittatene Prendete appunti Soprattutto su queste cose essenziali e, e chiave insomma, no? Ma sai, siamo in un momento in cui le farine sono di moda Il pane è di moda e Quando si entra in una famiglia o in un ristorante c'è un'immagine che io indico: il pane, proprio per ricordare che il pane è la prima cosa che deve arrivare a tavola insieme all'acqua. Quindi, anche quando vai in un ristorante, anche se non hai dei momenti che bisogna aspettare, eccetera, però. Il pane e l'acqua sono le prime cose che devono arrivare a tavola. Dal pane, dalla varietà di pane, tu già riesci a capire la filosofia di quel posto o di quella famiglia. È molto importante cestino. questo. Ecco, un cestino di pane con dei grissini, del pane lavorato anche a casa, fa veramente cultura. La cultura del pane l'abbiamo sempre avuta oggi più che mai. Andando avanti nella nostra... Eh, spiegazione poi del Scusa, servizio, però, anche qui. Sì. Eh, bisogna resistere alla tentazione perché se no arriva il pane, arriva l'acqua, uno fa una bella maiata di pane e di acqua perché c'ha fame, è finita. C'era una leggenda metropolitana che dice che certi ristoranti furbetti fanno apposta a portarti subito il pane e, e, e da bere in modo che te Ma, ti riempi guarda, e eh, mangi Mi fai venire in mente forse 30 anni fa con degli amici, oggi <ride> ristoratori di Gran, di Gran eravamo insieme e, e, e il pane quella volta in certi ristoranti erano l'abbinamento alla preparazione che il ristorante faceva ed era fantastico perché noi ancora un po' ignoranti ci portavano il pane e, 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 e lo mangiavamo in un Subito. boccone eh, solo certo. perché poi questi panini sono buonissimi eh, sì. e poi c'era sempre il cameriere che te lo ridava e a un certo punto lui lo mangiava e dice adesso voglio vedere chi resiste di più è una cosa <ride> infatti, fantastica infatti questa. bisogna resistere alla tentazione il pane va portato ma eh, bisogna sapere che poi serve per, per insomma, il per piatto questo. che viene portato a tavola allora se siamo tra amici cerchiamo di non impiattare in cucina anche perché deve eh, o l'uomo o la donna che cucina perché non è solo una donna che cucina o la moglie può essere anche il marito o il compagno quindi eh, chi cucina eh, deve stare meno possibile in cucina, deve godersi gli amici, sennò no che roba può essere. Invece se quindi se, fa, se si impiatta si riesce, si rischia di stare sempre in cucina e invece facciamo dei piatti di portata come si faceva una volta. Li mettiamo non proprio al centro del tavolo perché magari nessuno comincia, no, lo diamo a una persona che conosciamo meglio degli altri e poi lo facciamo girare in senso anti-orario in modo che un, il, quello che viene prima fa servire a quello dopo e stira giù da solo quello che gli va perché c'è anche meno spreco. No, Uno, ecco, questa è una cosa nel ristorante il piatto, la preparazione viene servita da destra ecco nel ristorante in pratica questa è sì, l'immagine della famiglia eh, direi allargata quando hai un ospite importante quindi i padroni diciamo, di casa sono 10 non si può più adesso comunque va bene e eh, vabbè ho capito <ride> è, serve, è di scuola questo Beh, è fate di conto scuola. che sono 6 <ride> esatto ecco. è di scuola e quindi i padroni di casa sono i capo tavola quello che cucina sta più vicino alla cucina in modo che esce e entra e, e l'altro eh, che può essere ripeto o uomo o donna si occupa del vino il vino che va sentito prima lui perché è inutile che servi un vino che è difettoso sa di tappo rischi di rifare tutto magari non hai più i bicchieri pronti lì per eh, sostituirli e allora eh, cerchiamo di sentire prima il vino e poi Magari lo fai sentire al tuo amico, ma prima di tutto il padrone di casa al ristorante: eh, beh, chi, dove si serve il piatto? Perché quando arriva un cameriere che è sprovveduto e allora dice: Adesso da dove arriverà il piatto? Il piatto deve arrivare da destra, si serve da destra cioè dalle spalle aspetta fammi capire sì che dalle dalle spalle ti serve a destra, a destra perché eh. io mi sposto, quindi mi sposto... il piatto deve oh, arrivare sempre okay, da destra okay, okay. poi il, la cosa che molti sbagliano è dove, da dove si toglie il piatto e tu diresti uh, da sinistra. non lo dire no. da destra eh, sempre infatti, da destra un si toglie da sinistra eh. perché questo perché c'è una funzione importante quando si è finito le posate si mettono alle 6, cioè parallele, coltello, forchetta o cucchiaio, quello che volete, sempre alle 6. Alle 6 tu puoi prendere il piatto e nello stesso tempo prendere la posata nella stessa impugnatura. Ecco perché si toglie il piatto da destra. Quindi, ecco, questa è la cosa mh, che magari. Eh, sfugge un po' ma è molto importante perché a volte si, si, mh, si macchiano dei vestiti proprio per non sapere questa cosa Beh, quando invece si è a casa a casa eh, queste cose non vengono fatte e eh, ecco eh, ci sono delle cose che ho trovato abbassate sotto la tovaglia ma appoggiate su di essa all'altezza del polso Ecco, anche ho visto della gente con i gomiti sul tavolo. O, quella, la so anche, quella, persone... la so quella la so anch'io. quella la so anch'io Sì, è, è vero. Eh, beh, beh. Insomma, adesso eh, quello che però dà fastidio a un ristoratore quando deve servire è quello che sta a tre metri a due metri dal tavolo. No? Sta tutto lungo come se fosse in un divano. Eh, no, tu devi stare eretto, eh, comunque con eh, se vuoi, dicevo questa tovaglia. Eh, immaginaria che vieni a toccare con i polpastrelli e ecco, eh, lì aspetti quello che ti arriva. Chiaramente eh, non è che puoi stare come ingessato, mi viene in mente che quando andavo all'asilo, io sono di campagna e c'era poco tempo c'era poco posto nell'asilo nel doposcuola e ci mettevano a mangiare con i libri sotto le, le ascelle per stare Farci stare più, più stretti, capito? Ecco, non esageriamo, voglio dire. Ma era però... solo uno sulla testa per stare anche belli in equilibrio, poi era a posto, proprio. mi avevano trasformato, effettivamente. Insomma. Ecco, questo però... è quello che sai. Queste riminiscenze sono molto sì, sì. carine perché mi rifai. Poi sì, ti ricordare... fatto una domanda, sto tovagliolo. Ti hai detto prima chi lo deve preparare non deve fare tante preparazioni, tanti arzigogoli, no? No, li Poi vedi dopo... magari dentro i bicchieri, sì, dentro no? il a forma di cresta, le eccetera, forme, eccetera, sì. basta queste robe che insomma non fanno neanche più, no? Ma dopo, cioè come lo dobbiamo tenere questo tovagliolo? Sulle ginocchia, a peso, spendolante, cioè cosa ci facciamo con questo tovagliolo? Allora, nel, a casa eh, tu prendi il tovagliolo, lo metti sulle tue ginocchia, sulle ginocchia. e te lo gestisci in okay, pratica okay. Eh, cerca di usarlo tutte le volte che vai a sentire il vino, cioè intercalare il pasto, il cibo con il vino, oh, dovresti pulirti la bocca prima uh -huh. di sentire okay. il vino. Okay. Mm, Nella ristorazione si arriva addirittura a che eh, prima di tutto il cameriere o il caposala ti apre. La, eh, la sedia, cioè dal tavolo uh -huh. e tutti i siedi, dopodiché ti prende anche il tovagliolo con i guanti in questo caso eh certo. e te lo mette sul, 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 sulle ginocchia. Dunque, la posizione del tovagliolo a riposo quando non lo stiamo usando eh, è sulle ginocchia. Esatto, okay. sempre. E sì. ho messo qui... Dopodiché, eh, quello lì, vabbè, se messo... c'hai il brodetto, ad esempio, eh, dico, eh, allora... dico, mi sporco tutto. No, uh -huh. lo, io lo metto, ad esempio, uh -huh. io okay. lo metto. Okay. Okay. Eh, quindi, mh, ecco, non, anzi, credo che sia un buon auspicio e una buona creanza, come uh -huh. si dice, per quelli che ti offrono un cibo buono. Eh, mi, fa, mi hai fatto ricordare una cosa anche del rispetto... E quando si va al ristorante o anche a casa, vedo molto spesso eh, l'accoglienza importante no? a casa con gli ospiti, magari ti portano il regalino. Quando si porta a casa una cosa, non portate mai o quasi mai il vino secco o eh, magari portate un vino da dessert che è per la fine oppure un distillato eh, perché magari quello che vi ospita ha già fatto degli abbinamenti e voi andate un po' a scompigliare le cose oppure la classica pianta il classico mh, bouquet di, di fiori um, beh, quando poi invece si entra in un posto in un ristorante tu vedi subito l'accoglienza anche se il ristoratore io certamente non si pretende di avere una persona addetta all'accoglienza oggi. non non ci si può più permettere di questo. Però il ristoratore che anche se lavora ti fa un cenno e dice ti ho visto un momento, arrivo, è già una buona accoglienza. Addirittura se ti prende il paltò, il cappotto d'inverno, è molto interessante. Ma quello che invece eh, mi dà un po' fastidio è quando eh, una coppia, ad esempio, eh, si siede al tavolo e l'uomo sta sempre con eh, la schiena sul muro. E questa non è una buona, eh, mh, eh, una buona cosa per, eh, una, mh, per la donna, nel senso che eh, molto spesso vedo le donne che devono guardare per forza a te o al muro. Non è così, è il contrario. Tu dovresti per accoglienza e per rispetto con la tua persona dovresti farla accomodare invece a che abbia un visuale. visuale importante di tutto il locale e questo è un rispetto se tu noti e da, da oggi in poi da oggi lo noterò, noterò per forza se eh. tu vedi gli uomini hanno sempre il, il, il muro dietro e le donne sono sempre pensato. costrette purtroppo non ci avevo mai pensato Otello abbiamo due minuti e... Mentre parlavamo, la regia fa già passare questo Galateo in pillole sì. e, e di queste che i nostri telespettatori hanno già avuto modo di guardare mentre noi parlavamo. Sì. E, dimmene un paio per concludere paio, quelle, eh, fondamentali, quelle fondamentali lo stuzzicadenti non va a tavola come dice dovete alzarvi un attimo andare in bagno e dovete sbregarvela da soli altra cosa è quando io vedo ancora purtroppo delle ampolline di olio e di aceto sono fuori legge. Addirittura. È penale la cosa, perché, ognuno, sì, perché non, so, non si sa che olio c'è dentro, esatto. quindi anche l'olio e l'aceto devono avere le sue etichette. Altra cosa, il formaggio: io ho portato una. Una, una grattugia. grattugia. Fala vedere, ecco, vedere bene la telecamera. Ecco, ecco. Invece, invece che avere. Il, il, il formaggio grattugiato messo nel frigo che si è raffreddato e gelato lo portano a tavola non sa di niente perché non tenere un blocco di parmigiano ma anche di pecorino nostro uno strano che è fantastico il nostro pecorino o dei Sibillini o del Montefeltro è meraviglioso Grattiamolo al momento sopra, che è una cosa molto bella anche. Pensate ai vostri ospiti, anche a casa gli grattate il formaggio. Cioè, è una lo, cosa... lo gratta il padrone di casa o ognuno si gratta il suo? No, anche ognuno si gratta ah, il suo, ah, il padrone ah, di casa poi non deve essere proprio ah, il cambiare. No, 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 era per, ecco, era per dare E eh, Questa è una cosa. E poi il sale, il sale, il pepe. Ecco, evitiamo, i piatti devono essere, devono uscire perfetti. Se poi vogliamo il peperoncino oppure ci manca un sale, lo chiediamo. Ma il sale e il pepe sul tavolo. Era passata una pillola sale. che diceva che non è educazione, però, chiederlo il sale. Ho visto la, non la è la educazione dirciavo. perché, perché in qualche modo eh. c'è qualcosa eh. che non va. Eh. 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 Ecco, queste sono cose, sono proprio pillole. E eh. eh. beh, ce ne sono tante, poi anche l'uso dei bicchieri, e chiudo: l'uso dei bicchieri è. Eh, non pensate a tutti, dice, ma ogni vino deve avere il suo bicchiere, è la miseria. dobbiamo No, guardate: qui c'è poi il tavolo, un bicchiere. Manca, devo dire, e qui me, mi dispiace perché l'acqua è importante. Non ho portato il bicchiere dell'acqua, non, ci ho non pensato. era previsto. Ecco, vi... L'acqua: cerchiamo di non mettere sempre a tavola queste bottiglie di plastica sul no, tavolo, no. che poi sono anche sgradevoli da <ride> vedere, ma anche da toccare. Ma il bicchiere eh, dello spumante deve essere una flut per vedere le bollicine che salgono, più sono numerose, più ci sono fontanelle, più il prodotto è lavorato bene. E poi un bicchiere che serve in pratica per vini bianchi. Oggi i vini bianchi e i vini rossi sono tutti di alta gamma, di alta qualità. Quindi hanno bisogno di una certa ampiezza per essere ossigenati e poi annusati e poi sentiti e poi come un ping pong ritornare a sentire, annusare. Beh, questo è eh, un modo di apprezzare come il piatto quando arriva, cercate di sentire il profumo del piatto. Prima lo vedete perché l'immagine è importante, già si mangia solo con gli occhi, si dice, ma sentite anche il profumo, il profumo di ogni cosa che arriva. E poi il sapore. Se c'è una salsa, sentite prima la salsa e poi tutto quello che c'è insieme nel piatto. E qui ci vorrebbe veramente sempre un sacco di tempo, però in questa mezz'ora siamo riusciti, anzi 20 minuti, siamo riusciti a dare, penso, delle belle notizie, delle belle informazioni, eh, delle belle indicazioni per chi vuole eh, trasformare questo momento quasi obbligato del pranzo in casa, anche se poi in realtà adesso la stiamo facendo lunga, ma il pranzo in casa è una bella tradizione, non è che toccava andare per forza chissà dove, no? per cui ma sai, stiamo, so momenti ognuno momenti incredibili dove... Eh, ognuno, eh, ognuno ecco, insomma... Non si accenderei quasi la televisione. Esatto esatto e a questo punto eh, avete la possibilità invece visto che voi l'avete accesa la televisione e ci state guardando avete la possibilità di eh, capire come eh, utilizzare al meglio poi le cose che avete dentro casa perché di questo stiamo parlando, non dovete andare a comprare niente aprite quel famoso eh, spazio nella, nella, credenza, oh, esatto, nella credenza dove avevate messo via delle posate che pensavate di non usare mai tirate fuori quei bicchieri che vi hanno regalato e che eravate convinti che fosse un regalo inutile Ecco, tutto servirà perché tutto sarà utile per questi vostri pranzi festivi, eh, sì, pranzi festivi da fare eh, in casa in perfetta armonia. Giusto? Grazie Paolo, Niente, sì. grazie a te, grazie a Otello, avremmo voluto parlare con lui ancora, eh, potrebbe diventare una rubrica fissa, questa sarebbe un sogno per il 2021, lo scopriremo, eh, dopo la pubblicità parleremo ancora di eh, cibo eh, con la prossima ospite eh, che è Vanessa Bigini, titolare dell'Isola dei Sapori, adesso un po' di pubblicità e poi eh, restate mi raccomando con noi perché torniamo e intanto salutiamo Otello, grazie ancora. Grazie, grazie a Rossini TV. Di nuovo in diretta, di nuovo da Casa Rossini, Rossini TV, e abbiamo lasciato il primo degli ospiti e siamo con la seconda ospite della giornata, con Vanessa Bigini. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Buongiorno Vanessa. Allora, Vanessa Bigini è la contitolare dell'Isola dei Sapori, è contitolare con Mamma Imma, sì. giusto? sì. Eh, per motivi ormai che tutti conoscete di studio e eh, di disponibilità e di spazi noi ospitiamo una persona alla volta per cui avete sorteggiato <ride> e alla fine sei uscita vincente <ride> te, giusto? Sì. anche se eh, ho parlato al telefono con tua madre, anche lei è abbastanza sì, eh, voleva esserci anche lei <ride> esserci. comunque la vediamo nella fotografia, ecco c'era una foto del, del vostro staff per cui abbiamo visto, allora eccola allora, eh, l'isola dei sapori l'isola dei sapori è un'attività che nasce ad agosto, giusto? Eh, esatto. però non si può considerare un'attività nuova perché voi avete un'esperienza triennale di gestione di una cosa simile eh, prima avete gestito e poi avete creato un'attività vostra sì, prima facevamo aspetti. solo piadine okay. invece qua abbiamo aggiunto anche altre cose in più mm -hmm. come primi, secondi, contorni, eh, pasta fatta a mano, eh, piadine sempre artigianali da, fatte da noi. Uh -huh. Allora, eh, forse avete visto nell'inquadratura generale che abbiamo lasciato l'apparecchiatura eh, che aveva preparato Tello Renzi ce lo siamo domandati durante eh, la pubblicità, sbaracchiamo tutto o lo lasciamo? Eh, abbiamo pensato di lasciarlo perché tutto sommato questa potrebbe essere anche una soluzione a metà strada eh, adesso Tello magari eh, se ci vede, se ci sente, inorridirà però perché non curare tutta l'apparecchiatura, i vini eccetera e non farsi portare invece il cibo da chi fa di mestiere questo, per cui è un mix tra soluzione casalinga e soluzione ristorante, giusto esatto, potrebbe essere una sì. buona idea. Tra l'altro io sono andato a vedere eh, ovviamente il vostro sito perché eh, siete molto attivi e eh, tra l'altro complimenti, un sito fatto Grazie. molto bene, Giuliano eh, con cui ho parlato al telefono merita un elogio eh, perché Giuliano Bedini, Bedini, Bedini. Sì. Eh, merito un elogio perché ha realizzato un sito che fa capire molto bene quella che è la impostazione che voi avete pensato di dare a questa isola dei sapori, vediamo se io l'ho capita, uh -huh. un sacco di piadine di tutti i tipi, una cosa <ride> impressionante, sì, questo è quello che ho capito, un sacco di piadine di tutte le tipologie, poi tra l'altro c'è il menu che si può scaricare, sì. eh, l'ho anche scaricato e stampato, ce l'ho anche qua, e, e questo è diciamo per far capire qual è l'andazzo no? piene stracolme c'è un video sì. che fa vedere ma il video è solo per la pubblicità oppure poi dopo la fate veramente così la no cosa? la facciamo veramente Sicuro, così eh? con tutta quella roba sì, dentro sì, lì sì, perché sì, c'è un video sì. c'è un video che è impressionante effettivamente sapendo eh, qual era l'attività che gestivate prima Diciamo che si sa e non è una novità, sì. non lo diciamo per non fare pubblicità, però comunque sapendo qual era l'attività vicinissima a dove siete voi sì. adesso eh, ci si ricorda insomma come sono quelle famose piadine, le vostre ancora di più a questo punto perché sì. avete preso eh, diciamo, la, la, la voglia di, di esagerare, c'è da domandarsi come fate a starci dentro con quei prezzi? <ride> perché poi comunque uno dice vabbè una piedina così non, non mi avvicino, invece diciamolo, costa un 5 euro. Sì. Per cui è anche una cosa importante. Non voglio dire tutto io, dici qualcosa anche te però Vanessa. Eh, niente, che eh, oltre alle piedine, eh, da quando gestiamo questo locale abbiamo aggiunto anche il cono dell'isola, che è una piedina eh, a volta con eh, a cono. Eh, All'interno ci sono dei gamberi dei gamberi dei calamari delle verdure croccanti e appunto il prezzo 6,50 euro. E, eh, poi la pasta. Poi, ah, poi c'è il menù del giorno. Sì, abbiamo novità. il menù del giorno. Eh, ogni due giorni cambiamo il menù sia di carne che di pesce. Eh, di carne a 13 euro e di pesce 13,50. Eh, che c'è un primo, un secondo, un contorno e l'acqua. Proprio non manca niente no. e la cosa, l'aggiuntina la, la, che proprio fa, fa, fa capire un po' come avete voluto impostare tutto quanto e come eh, avete eh, curato anche l'attenzione nei confronti dei clienti è che in questo momento ovviamente c'è la possibilità di fare l'asporto eh, sì. come è ovvio perché poi Piadina fa subito venire in mente l'idea dell'asporto <ride> no? poi siete in Baia Flaminia, non l'abbiamo detto via Londra 10, siete via in, Londra in Baia 10. Flaminia vi è voglia di prenderla e di andare a fare una passeggiata nel, nel lungo foglio sedersi sulla panchina eccetera anche con i menu e eh, facciamo sport. Anche, anche con i menù. ma la cosa particolare è che in questo periodo state facendo anche consegne a domicilio. Sì. Per cui col con pranzo e con l'apparecchiatura di cui parlavamo, ma ce la fate a fare tutto quanto? Eh, sì, è un po' impegnativo, eh, però immagino, sì, immagino, riusciamo. Immagino purtroppo in queste occasioni bisogna fare un po'. Un po' di tutto. Ritorna, diciamo, l'apprezzamento da parte dei clienti? Questa è la domanda. Sì, abbiamo molto, molti apprezzamenti dai clienti, anche i primi clienti, comunque sia, che vedono queste pidine ben farcite, rimangono eh, stupiti. Esatto. E comunque noi facciamo anche un prezzo qualità, quindi non è che usiamo cose. Eh, Usiamo di qualità, insomma, certo. non è che. Sì, sì l'obiettivo lo, è fidelizzare i clienti esatto. con la quantità ma anche con la qualità, esatto, insomma. Sì. Ecco, non sì. solo no. trafogatevi una volta e poi non tornate ecco. più perché fate male tutta la notte. Esatto. insomma, esatto. No, In realtà sì. così. E allora, una delle più particolari che tu potresti consigliare, se uno viene e dice: fatemi la vostra specialità La prima cosa che consiglio è il cono dell'isola. È il cono dell'isola. Quello <ride> è imbattibile. Eh. E poi abbiamo anche aggiunto la marinaio che è Alici Marinate, cipolla di Tropea e rucola. Eh, buona molto anche quella oppure anche con gli scottadito eh, che sono i sardoncini impanati al forno con la piedina sempre e salsicce friarielli abbiamo anche aggiunto eh, e la... Favente, di tutte bocca, <ride> è venire lì in bocca alle 11 della mattina, non si può alle 10.40 non si può pensare già alla piadina no? eh, però fa quell'effetto lì eh. guardate che video, guardate che roba e se uno viene e dice mi fa la piadina col prosciutto, voi lo guardate malissimo eh sì, perché la pizza può prosciutto, infatti di solito diciamo la pizza è solo prosciutto, <ride> come è Sicuro? Solo e comunque è piena anche quella Quanto lì. Quanto ne eh? mettete dentro? Tantissima quantità, una quantità industriale. Sì. Allora, Vanessa, come vedete, è giovanissima, è, mm. è il tuo primo lavoro? Eh sì eri anche in collaborazione con tua madre nella gestione precedente, precedente? Sì, sì non ero socia ma comunque ero dipendente mm -hmm. e invece insomma avete fatto questa cosa sì. di cui mi pare capire se siete molto soddisfatti Sì, molto ah, ho sì, sentito sì. anche dal tono, di, dal tono di mia... combattente sì. Sì. Di, di, di tua madre e una cosa che volevo aggiungere è questa da voi si può mangiare anche dentro sì noi abbiamo dei tavolini sia all'interno che cioè, sopra e sotto mm -hmm. e poi avremo anche fuori che adesso pian piano vorremmo chiudere un po' anche fuori e da noi è se service, però, uh -huh. cioè tu prendi, mangi certo, dove vuoi certo, e certo. poi Sì, sì, cioè c'è il punto il punto d'appoggio per mangiare seduti senza dover per forza andare sì, in una panchina sì, o a esatto, casa, eccetera. Sì. Eh. Adesso si può solo a pranzo, adesso a pranzo beh, si certo, può pranzare beh. lì e a cena facciamo comunque l'asporto, il uh -huh. consegno a domicilio. Anche. Voi avete aperto ad agosto, ad agosto le norme sembravano aver rallentato finalmente tutto Noi avevamo tutto iniziato quanto. i lavori che eh. infatti ci sono stati bloccati per via di, del covid e dopo abbiamo dovuto aprire quel periodo lì insomma. Chi apre in questo periodo chiaramente apre in un periodo difficile, esatto. però mi piace pensare in, in termini ottimistici che può solo migliorare. Esatto, non, peggio di così non può andare, no. voglio dire, no? difficile. Cioè, peggio di così si sì, fanno chiudere tutto e sì, uno, uno va a casa. Però se no peggio di così, insomma, con tutta l'attenzione che c'è a tutto quanto, che poi tra l'altro il fatto dell'attenzione a tutte le norme igieniche, eccetera, è una cosa che sarebbe bello a continuare a mantenere, insomma, eh. perché ogni tanto eh, sì. c'era qualcuno eh. che insomma magari rischiava mm. di, invece, così almeno sono regole accettate da tutti. Mm. Da lì in poi si parlerà di riaprire in orari diversi. Di strutturarsi esatto. in maniera più articolata, però insomma il miglioramento è, è vicino. Insomma, sì, sì. Speriamo con, con il famoso vaccino. Allora, dicevamo Vanessa. Conosciamo un po' meglio Vanessa perché qui noi abbiamo un obiettivo che è anche quello di approfondire un po' la conoscenza delle persone che ci vengono a trovare, se no, altrimenti sarebbe semplicemente un allargare la vetrina pubblicitaria e basta. No? Invece no, ci piace un po' l'idea che se qualcuno di voi colpito da questa, da questa sequenza di cose che vi abbiamo detto eh, andrà... Eh, all'isola dei sapori eh, a, a, ad, ad acquistare, a mangiare, a ordinare, eccetera. Eh, conoscendo Vanessa dice, ah, io te però ti ho visto in televisione <ride> e so che sei nata per esempio il 17 settembre sì. sotto il segno della Vergine. Vediamo esatto. cosa dice il mio librone. Come vedete dall'inizio <ride> ho il librone aperto perché ho detto tanto qui. Allora, ti dico che il 17 settembre è il giorno della perseveranza. E questa è una bella cosa perché mm. insomma vuol dire che sei destinata a stare sulle posizioni di quello che fai. Che siano creativi o meno, i nati il 17 settembre sono noti per la loro perseveranza nel raggiungere gli obiettivi. Sebbene ci possano volere molti anni, speriamo di no, sembra quasi che a loro piaccia così, essi non solo sono capaci di costruirsi una carriera e di raggiungere una posizione eminente, ma fanno anche di tutto per rimanere in vetta per molto tempo. I nati in questo giorno sono dei veri macigni difficili da spostare, ma ancora più difficili da sopprimere. Una volta che si fissano su un obiettivo... Non importa se alto o modesto, sono praticamente inarrestabili. Sebbene possano avere molto entusiasmo, ciò che fanno è soprattutto tinto di una vena di grande serietà e impegno. Ti torna? Sì. Corrisponde? Sì. Guarda, sono molto contento che corrisponda e non sei la prima a dirmelo, perché in molti rimangono stupefatti è vero. dalla profondità di questo libro e dalla aderenza che ha questo libro nel tratteggiare proprio i caratteri eh, delle persone che si siedono qua. Allora, i nati in questo giorno eh, Santa Salvalaggio, che è uno scrittore, un giornalista eh, che è mancato nel 2009, ma soprattutto, magari te non lo sai, ma non lo sapevo neanche io, Gio Bastianic uno degli chef di Masterchef quelli che ah. i primi, quello, lui ha una catena mondiale eh, di, eh, è un imprenditore nel campo della ristorazione, è stato uno dei primi giudici di Masterchef, possiede ristoranti vigneti, è un musicista con, eh, con David Lynch che è un regista naturalmente di fama internazionale, ha scritto un libro tra l'altro eh, sul vino, il vino italiano Buying Guide, è anche frontman e chitarrista di un gruppo musicale, insomma è uno di quei personaggi a cui chi vive nel mondo della ristorazione Guarda come un bel punto d'arrivo, magari diventare come Gio Bastianici che ha origini italiane e che ehm, è, ha messo su un vero impero insomma per, per intenderci, ha fatto veramente i soldi veri eh, non, non, è, non, non così. Pregi, ostinato, tenace e intrepido, ci siamo. Vuoi sapere anche i difetti? Allora, conservatore irremovibile, noioso no, noioso no, noioso no, 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 dai, noioso no, lasciamo stare questa, questa parte. Allora, senti, cosa, cosa aggiungiamo per i nostri telespettatori eh, per convincerli ancora di più a venire da te? Eh, venite a trovarci che rimarrete stupiti, eh, sia dal sapore delle cose che anche da, dalla cordialità di me e di mia mamma e comunque anche per la pasta se la volete la facciamo su prenotazione anche per Natale i capelletti fatti a mano e abbiamo anche in vista delle feste un menù della vigilia in cui comprende un un antipasto, un primo, un secondo, un contorno e un dolce, una sorpresina fatta da noi ehm, a 22 euro. Eh, sempre su prenotazione entro il 20. E eh, qui ci siamo, non insomma. so più cosa dire. Rispondo, no, no, ma hai detto tanto! Anche perché eh... poi seguite la nostra pagina che comunque sia, pubblichiamo tutti i giorni, cose sempre esatto. Quelle, quello che facciamo, insomma. Ma infatti questo è il punto. No? Il, il motivo per cui noi proponiamo anche questi spazi televisivi è proprio questo, per incuriosire esatto. e per dare le coordinate. Dopodiché è ovvio che prima siamo la televisione per cui noi veniamo, entriamo nelle case di chi ci segue da casa, appunto e, e, e lanciamo dei dei, come posso dire, dei messaggi, delle piccole provocazioni. Ma poi dovete essere voi la parte attiva, per cui andate a, a vedere sul sito, il sito è eh, L'Isola dei Sapori, tutta una parola.it e lì ci trovate. Veramente tanto, e anche la pagina Facebook io dei sapori Instagram. pesaro. Esatto. E, um, ci tengo a sottolineare questo aspetto di poter ordinare attraverso Facebook e eh, attraverso Whatsapp, WhatsApp. che è, è molto importante, e anche a ricordare questa consegna a domicilio che per gente come me è proprio il massimo della tranquillità, <ride> perché sono un pigrone. Ma ricordatevi che tutto quello che voi ordinate è sulla base di qualcosa che avete già deciso. Invece, il bello è andare a scoprire anche sul posto esatto, le cose, sì. per cui. Eh, L'unica cosa che noi non possiamo fare per voi è farvi sentire i profumi, come dicevo Tello prima, che sono fondamentali, e i sapori. Quello è affar vostro, ma noi ce la mettiamo tutta per farvelo sperimentare. In più, per come ci ha detto Vanessa adesso. Eh, loro sono convinti che una volta che voi avete provato tornate sì. per cui a questo punto eh, la sfida è aperta. Vedete voi se riuscite ad andarci una volta a fare una piadina, non fate la piadina prosciutto e basta, no. perché sennò è poco, diciamo, fate qualcosa di più carico. Questo è il menu che io mi sono stampato, lo faccio sì. vedere alla telecamera Andrea. Ecco, questo qui è il menu che io mi sono stampato stamattina così dal telefonino, mm -hmm. l'ho scaricato il PDF sul telefonino e me lo sono stampato. E potete farlo anche voi, potete anche non stamparlo e tenerlo sul telefonino perché è. È disponibile online e poi fate già magari un po' la vostra scelta su quello che è. poi vi fate ispirare anche una volta arrivati lì da quello che è appunto il momento. Perché poi di solito quando si sta in coda si cambia idea, no? si decide, eh, si guarda, si aspetta che profumino, fammi sentire sì. questo, fammi sentire quello. E il servizio è veloce? Sì, noi cerchiamo di fare il possibile uh -huh. per potere, poter far veloce. Insomma, bene. E allora io credo che veramente abbiamo detto tantissimo. e mi auguro di essere riuscito a invogliarvi non per un discorso meramente e banalmente pubblicitario ma perché ci credo veramente, quando sono andato a vedere sta cosa ho detto no 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 qui bisogna, bisogna spingere per, per raccontare un po' questa storia tutta pesarese di una mamma e una figlia che sì. hanno deciso di eh, fare il salto, mettersi in proprio e lanciare la sfida e vedere se ci riescono e secondo me ci riuscirete. Speriamo. Grazie, grazie e adesso c'è la dedica, c'è lo spazio musicale con la dedica abbiamo scelto una canzone nuovissima questa volta e la canzone di Samuele Bersani Harakiri eh, che a me ricorda due canzoni, ma lasciamo stare, mi ricorda in parte eh, De Gregori, Cardiologia, e in parte eh, Amore che viene, Amore che vai di De André. Ma eh, è un problema mio. Eh, C'è una dedica. Buongiorno, casa Rossini. Siamo una compagnia, vedi, sono quelli, il target giusto: compagnia di ragazzi e ragazze che da anni escono e crescono insieme, bravi. Oggi vogliamo augurare buon compleanno a due membri del gruppo, Federico e Giacomo. Tutte e due compiono 23 anni oggi. Buon compleanno, Vogliamo bene dai vostri amici, eh, non c'è canzone migliore in questo momento perché è uno dei brani del momento. Samuele Bersani, Harakiri. Eccoci, siamo tornati dopo la canzone di Bersani, siamo di nuovo in studio e eh, per l'ultimo ospite stabiliamo un collegamento che eh, la tecnologia ci permette di fare e al quale ormai i telespettatori sono abituati. Un collegamento via eh, Skype con l'assessore al turismo del comune di Pergola, Sabrina Santelli. Assessore, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, oggi volevamo fare questo collegamento con Pergola che ha un sacco di impegni nella giornata, siete tutti impegnatissimi sì. per cui vi stiamo rubando dello spazio a una giornata particolarmente impegnativa, giusto? Sì, 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 giusto. So giusto. che il sindaco ha un paio di addirittura riunioni, eh, l'assessore alla cultura è fuori, è fuori sede. Eh, oggi pomeriggio avete in presentazione un video, giusto? Sì, un video sì, nuovo. Sì. Di, cosa, di che video si tratta? Così anticipazione, insomma. Una, visto che siamo in diretta. Eh, sì, eh, allora, eh, come tutti eh, sappiamo, eh, eh, ovviamente il, il 2020 è stato insomma, il peggior anno di sempre, no? mi sembra che, questo, che questa eh, definizione ehm, l'abbia data proprio anche questi giorni la rivista americana eh, Times. Eh, il virus insomma, ci, ha eh, ci ha chiuso in casa, ci ha privato della libertà, eh, della stabilità, della possibilità di fare eh, progetti no? per il futuro. È un virus che ci ha sconvolto anche il nostro sistema di cose, le abitudini, eh, ha cambiato profondamente il mondo e soprattutto anche ha eh, no, tolto il lavoro e ucciso un milione e mezzo di, eh, di persone eh, nel mondo. Per cui eh, potete immaginare insomma, le difficoltà della, eh, no, della, delle, dei sindaci e delle amministrazioni eh, no, a dover eh, no, occuparsi di tantissime situazioni legate eh, all'emergenza eh, della pandemia, quindi uno scenario completamente nuovo e senza eh, precedenti. Per cui eh, la, questa, questa situazione ha praticamente, eh, diciamo che ha fatto eh, registrare, nell'estate scorsa, quando il virus ci ha dato eh, una, una certa tregua, eh, un ottimo livello di presenze eh, no, a livello eh, turistico, perché questa è stata eh, un'estate eh, all'insegna della riscoperta dell'Italia in generale, ma soprattutto ecco, eh, che ha visto i borghi in cima eh, alla lista no, delle mete più eh, gettonate per, per le vacanze. Eh, soprattutto ecco, degli italiani, eh, e, perché ecco, proprio per una questione di sicurezza eh, molti hanno eh, deciso insomma, di eh, rimanere eh, in Italia scegliendo borghi eh, come Pergola, poco affollati, ma che hanno sicuramente tantissimo da eh, offrire quindi cultura, tradizione, eh, il... ambiente, paesaggi mozzafiato, arte, storia ehm, e anche una cucina, insomma, genuina ricca di eh, eccellenze eh, enogastronomiche eh, locali. E ehm, proprio per questo motivo, quindi, eh, il... Il, eh, come ehm, diciamo, eh, assessore eh, quindi al, al turismo eh, abbiamo eh, deciso insieme, ovviamente tutta l'amministrazione insieme al sindaco, eh, che ehm, non era possibile fare la fiera nazionale del Tartufo, che da tradizione si... si la precedente edizione avevamo partecipato anche noi come Rossini TV con uno speciale ed è una manifestazione tra le più riuscite della provincia. Tra l'altro, manifestazione che veniva da una tradizione pluridecennale, dico bene, per cui erano sì, molti anni che certo. si teneva. E immagino che non sia stato facile fare una scelta come quella di interrompere l'attività, nonostante. Quest'estate, appunto, come diceva eh, anche poco fa direttamente l'assessore eh, Sabrina eh, Santelli, eh, era stata un'estate che aveva fatto ben sperare, per cui nel mezzo di un'estate che faceva ben sperare voi avete dovuto fare questa scelta difficile, cioè quella di dire no, quest'anno la sagra del Tartufo la sospendiamo. E a questo punto che cosa succede e, e che cosa succederà? nel senso che eh, la lungimiranza di essere prudenti è stata ahimè premiata dal fatto che in qualche modo poi si è avuta questa uh, seconda fase eh, della pandemia e per cui diciamo che col senno di poi, col senno di oggi si può dire avete fatto bene, abbiamo tutti fatto bene a non eh, insistere sulle attività che avrebbero avuto poi un esito disastroso, ma a questo punto qualcosa dovrà pur farsi e allora tra la vicinanza in qualche modo del Natale che è ormai veramente alle porte e anche e soprattutto proiettandosi su un'ipotesi ottimistica di una finalmente resa da parte del virus e su un ritorno alla normalità, quali sono le prospettive dell'assessorato al turismo del Comune di Pergola? Allora, appunto, proprio perché, non, ecco, grazie a questa eh, lungimiranza, perché noi siamo stati veramente un comune lungimirante che rispetto ad altri ha deciso, eh, diciamo, eh, in tempi ancora non troppo sospetti, eh, di eh, annullare la fiera che poi, ecco, quest'anno era proprio la venticinquesima edizione, quindi doveva essere proprio ecco, una special edition, come si dice, appunto per motivi eh, no, di, responsab di responsabilità. La sicurezza dei cittadini, ma anche per non eh, diciamo compromettere quella che. È oramai l'immagine così alta, no? il livello così alto che ha raggiunto questa, eh, questa fiera. Ovviamente le norme anti-COVID non ci avrebbero comunque ecco, consentito di mantenere questo livello e questa immagine. Eh, quindi abbiamo deciso ovviamente di mettere in campo no? altre situazioni per poter diciamo, mh, ecco, compensare anche eh, il, eh, il mancato guadagno che sicuramente ecco, rappresenta una fiera eh, così importante no? per i nostri produttori locali a partire dal tartufo e tutti gli altri prodotti enogastronomici. Eh, Quindi abbiamo iniziato, quando ancora il, eh, il, i DPCM insomma, ce lo consentivano, di promuovere a livello... Eh, in maniera massiccia anche dei weekend al eh, tartufo in cui venivano abbinati il eh, quindi visite guidate al museo visite guidate della, della città a eh, menù eh, quindi al, a, a cibi no? a menù che venivano eh, proposti dai vari ristoranti e, e, ed agriturismi, questo durante tutto il mese di eh, ottobre quindi promuovendo questo binomio no, tra arte e eh, ed, enogastronomia che sicuramente un binomio eh, indissolubile eh, eh, poi ecco eh, approfittando eh, anche del, del fatto che forse è uno dei pochissimi aspetti eh, di questa pandemia è eh, che ci siamo dovuti dig digitalizzare tutti no? anche che i meno giovani eh, proprio per esigenze lavorative ma anche proprio comunicative quindi la pandemia ci ha fatto veramente eh, scoprire quanto sia importante comunicare con gli altri e, e soprattutto quelle che erano le nuove eh, modalità e proprio ecco in questo nuovo assetto noi sappiamo che la, che la fanno da eh, padroni quindi sicuramente i social media, eh, i, i canali youtube, i siti interattivi le video chat, no, skype come stiamo adesso ecco, utilizzando eh, noi e, eh, quindi eh, è diventato ecco, fondamentale questo tipo di, eh, di strumento per ecco, parlarsi, interagire. Quindi come eh, assessore al turismo, ed ovviamente appoggiata da tutta, dal sindaco e da tutta l'amministrazione, ho ritenuto eh, che questo era eh, il momento eh, di investire appunto per raccontare pergola, eh, quindi comunicare eh, valori, eh, luoghi, eh, cultura. Eh, quindi atmosfere, eh, raccontare il cibo, il nostro vino, il nostro pergola doc, tutti i vari ecoprodotti eh, locali, realizzando un eh, video, realizzando un video che eh, appunto, eh, rappresenta dunque uno strumento moderno, eh, facilmente quindi veicolabile anche no, nel, nel web perché eh, oggi eh, più che mai ehm, è, eh, questo è un modo per essere, eh, continuare insomma, a, ad essere presenti, quindi esistere. Eh, anche quando tempi come questi ci impongono eh, un certo eh, immobilismo. Per cui eh, abbiamo pensato ecco, di eh, commissionare questo video, la cui produzione è stata affidata a Roberto Vecchi, che è un uh, autore regista RAI e uh, Mediaset. Colui che ha eh, creato eh, per la prima volta e poi curato per alcune stagioni eh, il programma Rai intitolato proprio i Borghi più belli eh, d'Italia, in collaborazione con la associazione, di cui tra l'altro Pergola eh, fa parte. E eh, proprio oggi pomeriggio, appunto, come diceva lei prima, eh, abbiamo. Ehm, organizzato insomma, una mini, diciamo, mini conferenza eh, stampa con anche la diretta Facebook dalla pagina del comune di Pergola. Eh, proprio per presentare ecco, eh, il, il, il primo video, perché poi ehm, che avremo ecco, una seconda parte, comunque il primo video riguarda appunto Pergola eh, narrata ecco, con i colori e eh, nella nebbia eh, dell'autunno, dell quindi una narrazione ovviamente che gira attorno alla eh, valorizzazione del, del tartufo bianco pregiato di eh, Pergola ed altri prodotti locali. Appunto, come il vino, il nostro pergola doc, il visciolato, l'olio, il formaggio, il eh, farro. Poi a, a fine maggio eh, verranno aggiunti dei eh, contenuti per cogliere appunto eh, aspetti eh, e paesaggi invece che riguardano la bella stagione, e, eh, e quindi, eh, in quel caso, il protagonista sarà magari il tartufo nero. E, e per arrivare poi ad un video diciamo omnicomprensivo eh, nel 2021 che quindi promuoverà Pergola e, e quindi tutti i suoi punti eh, di forza eh, in tutte e quattro le eh, stagioni. Il video verrà tradotto anche eh, in lingua inglese in quanto è eh, volontà di questa amministrazione. Di eh, diffonderlo no? anche nei canali esteri, approfittando anche della presenza in logo di diverse comunità eh, straniere che risiedono nei nostri territori ormai eh, da tempo, oltre ovviamente a promuoverlo in maniera massiccia eh, no? a livello eh, nazionale. Eh, assessore, è un video che ha l'obiettivo eh, di tenere eh, desta l'attenzione sul territorio, sul comune di Pergola, ma eh, comunque non vuole sostituirsi alla presenza fisica dei turisti, vuole eh, continuare a incentivarla. Non è un video che dice va bene, visto che non potete venire vi facciamo vedere. No, è visto che non potete venire, questo è quello che vi state perdendo. Quando tornerete eh, sul territorio lo scoprirete di nuovo. Questo è un po' l'obiettivo di questa eh, operazione, giusto? giusto? Esatto, 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 sì sì concordo, è quello, insomma lo spirito è questo, lo spirito è questo ovviamente di incentivare, ecco, eh, quindi eh, incuriosire, interessare, incentivare anche far diciamo Innamorare no? attraverso immagini eh, anche eh, emozionali eh, e quindi eh, suscitare eh, no? nei eh, potenziali eh, turisti eh, il desiderio di venire a conoscere i nostri luoghi. Sì, sì lo scopo è assolutamente eh, questo non, non c'è una rinuncia a dire vabbè visto che non si può venire vi diamo altri strumenti per conoscerci ma è vi diamo strumenti che però serviranno per farvi venire ancora più voglia di venirci a conoscere di persona anche perché chi fa uh, un po' della sua forza anche l'elemento enogastronomico non può poi rinunciarvi e di conseguenza l'obiettivo è quello di, eh, un, di avere, a tenere aperto questo libro dei sogni di cui parliamo tutti eh, ma tenerlo aperto con obiettivi precisi e, e anche eh, a breve termine. Andando sul brevissimo pochissimo termine invece eh, se posso eh, fare una domanda di cui in qualche modo eh, avevamo accennato quando ci siamo sentiti prima di questa sì. intervista eh, che cosa state predisponendo proprio per il Natale e per chi comunque eh, sul territorio ancora un minimo di mobilità eh, può averla e vi verrà eh, a trovare Cittadini inclusi, perché poi c'è da fare una bella riflessione su come stanno prendendo i cittadini tutto questo, perché tutto sommato c è, c è. Pergola era completamente coinvolta nelle iniziative eh, che venivano realizzate, per cui sicuramente i cittadini stessi avranno eh, comunque una reazione eh, di fronte alle impossibilità eh, a, a, a realizzare praticamente le iniziative e vorranno comunque vivere il loro Natale in, in paese, no? O no? Certo, certo. Beh, adesso un'altra un attività compensatoria: sempre eh, dal punto di vista eh, no, come aiuto sostegno anche ai produttori e ai commercianti, eh, abbiamo anche eh, eh, oggi pomeriggio. Eh, eh, faremo anche questa presentazione abbiamo eh, realizzato sempre ecco, delle, degli astucci eh, molto eleganti eh, cioè delle scatole promozionali eh, per l'ufficio turismo in collaborazione con l'azienda boxmark che, che è leader ne, nel settore del packaging eh, che ha inaugurato da poco eh, una nuova filiale eh, a, a pergola eh, tra l'altro approfitto ecco, per ringraziare il titolare il signor Dominici eh, ho avuto poi ecco, la, il piacere di conoscere, anche di eh, apprezzare, eh, grazie anche a questa fattiva eh, collaborazione, eh, perché appunto eh, oltre a realizzare, ha anche sponsorizzato ecco, in parte questa, eh, questa produzione, così come la... Eh, la mh, la, la BCC che ci ha che sempre insomma eh, aiuta e, eh, e sostiene no, le attività eh, del, eh, del comune e questa scatola anche questa ha eh, la, il, la funzione di eh, è, una, è una scatola molto elegante in cui eh, che noi regaleremo ai produttori e commercianti eh, per poter spedire i loro prodotti anche in giro per il mondo come ecco anche le i due produttori di, di tartufo ecco, fanno eh, solitamente e eh, oppure ehm, eh, adesso ecco in previsione del, del natale eh, sicuramente un ottimo un'ottima confezione eh, natalizia e nel contempo abbiamo fatto fare anche una piccola eh, brochure sempre eh, in cui già eh, Proviamo la venticinquesima eh, ehm, eh, fiera nazionale del tartufo bianco che si svolgerà sperando che il covid Prima o poi insomma, ci abbandonerà e quindi potremo tornare tutti appunto a eh, sognare e eh, realizzare soprattutto i nostri eh, sogni. Quindi sperando che il 3, eh, il 10-17 cioè ottobre 2021 potremo ecco, realizzare questa special, eh, questa special eh, edition. La brochure verrà eh, ecco, distribuita ai produttori e ai commercianti anche per, per poter essere inserita all'interno di questa scatola, no? eh, regalo, eh, proprio per già ecco, promuovere eh, questa prossima eh, edizione eh, per quanto riguarda adesso ecco il Natale imminente eh, le, 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 le luminari ovviamente rappresentano un classico quindi una eh, tradizione e soprattutto eh, adesso abbiamo cambiato l'allestimento di Piazza Ginevri perché eh, l'estate scorsa grazie anche ecco ad una idea e eh, ad una visione eh, della nostra città eh, da parte del nostro assessore alla cultura eh, e all'urbanistica eh, Ciro Mariani, che è stato ecco, già capo architetto Expo eh, 2015, ha sì. praticamente, eh, abbiamo, insomma, eh, dalla sua eh, idea eh, progettuale, eh, abbiamo. Eh, tolto eh, le macchine, quindi tolto il parcheggio alla piazza ma abbiamo restituito la piazza ai cittadini allestendola eh, queste tasse come un giardino di piante eh, tintorie ma eh, soprattutto ecco, ehm, facendo in modo che la piazza che è il fulcro appunto della città diventasse un luogo di eh, aggregazione di condivisione eh, e devo dire che è stato un grandissimo successo perché la piazza è stata molto frequentata anche dai ragazzi che si trovavano lì a fare l'aperitivo, insomma a mangiare un gelato. Una piazza in cui noi poi abbiamo anche ehm, utilizzato sempre rispettando le, 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 le normative anticovid abbiamo utilizzato per ehm, presentare quindi ehm, scrittori, giornalisti che eh, in maniera alternata hanno presentato durante l'estate i loro eh, libri o presentato anche progetti importanti come è stata la presentazione del nostro progetto Pergola eh, Città delle Tinte di cui mi piacerebbe tanto che prima o poi ecco, qualcuno di voi eh, chiamasse il nostro assessore appunto alla cultura che è lui che l'ha ideato insieme al direttore artistico milanese eh, Davide Rampello e ad un imprenditore per Paolo Fadelli ha ideato appunto questo progetto eh, che sta ecco, partendo proprio in questi giorni e che è veramente un progetto molto ambizioso, ma eh, un progetto all'avanguardia, eh, un progetto next generation e soprattutto un progetto ecco, sostenibile eh, che eh, rientra in quella anche eh, Green New Deal, noi tutti amministrazioni dovremo cominciare ecco, a mettere in, eh, in piedi. E la piazza eh, ritornando appunto eh, al Natale adesso è stata cambiata. Quindi allestimento eh, ovviamente ora ha un allestimento natalizio, quindi con l'albero centrale e eh, delle panche. Eh, in cui ecco purtroppo adesso eh, non è possibile eh, assembrarsi, ma anche qui speriamo che ecco, presto eh, torneremo a farlo eh, eh, grazie appunto anche al fatto che in questo momento Pergola eh, vive una situazione insomma eh, felice perché da fine novembre che eravamo 15 casi positivi adesso eh, siamo in 6 per cui anche questi dati insomma fanno ben sperare l'arrivo del vaccino eh, idem per cui insomma speriamo eh, che presto tutti possiamo tornare a frequentare e eh, quindi eh, vivere eh, la, eh, la piazza. Un'altra iniziativa. Eh, ah, sì. posso? Un, un minuto proprio, siamo già quasi fuori tempo, però un minuto sì. ce l'abbiamo. Eh. Un'altra iniziativa è praticamente ovviamente sosteniamo eh, Pergola, sosteniamo quindi il commercio pergolese, è questo slogan che abbiamo, sosteniamo con le tre lettere no, finali eh, maiuscolo per la parola Amo, eh, quindi sosteniamo il commercio pergolese, compriamo Pergolese appunto per aiutare i nostri eh, negozi di vicinato che poi tanto hanno eh, ovviamente sono stati importantissimi anche durante il eh, lockdown. Un'ultima eh, iniziativa invece... È la eh, realizzazione da parte di un calendario, eh, quindi Calendario 2020, eh, che, eh, ha, che ha realizzato eh, la, la Proloco insieme a tutte le associazioni eh, pergolesi proprio per eh, come segno, diciamo, è una piccolissima cosa, ma come segno di unione e soprattutto ecco, di, eh, di, di, di eh, sentimento di appartenenza ecco, alla, alla comunità. Quindi eh, la, la, la vendita andrà ovviamente, eh, i ricavati saranno eh, devoluti in eh, beneficenza e quindi in questo caso tutte le associazioni pergolesi insieme alla Proloco che ha eh, insomma, portato avanti questo progetto, eh, hanno eh, partecipato eh, a questa bellissima eh, iniziativa. Bene, e noi ringraziamo l'assessore Sabrina Santelli e il turismo al, nel, del comune di eh, Pergola, e sono comunque tante, ma questo è un segnale importante che arriva eh, dal comune di Pergola, ma è un po' da tutti i comuni eh, del nostro territorio, di eh, attività, cioè di non eh, fermarsi, di non arrendersi, di non eh, cullarsi eh, sulla sfortuna del momento, ma di essere molto attivi e propositivi per tutto quello che verrà. Grazie ancora, non mancheremo all'appello... All eh, di seguire questa, queste vostre eh, attività come del resto abbiamo sempre fatto anche venendo a, a realizzare degli speciali per eh, la manifestazione principale la vostra manifestazione principale eh, ricordatevi anche voi di segnalarci come tutto, eh, tutti i telespettatori di segnalarci quelle che possono essere le iniziative su cui puntare l'attenzione e intanto grazie ancora all'assessore eh, Sabrina Santelli eh, Turismo del Comune di Pergola eh, che è stata con noi in chiusura di questa trasmissione prima di lei Vanessa Bigini, titolare dell'Isola dei Sapori, prima ancora Hotel Lorenzi per questa puntata eh, di venerdì 11 dicembre che avete seguito eh, in diretta, che potete seguire eh, in replica oggi pomeriggio alle 16, questa sera alle 22, domani pomeriggio alle 15.15 e, 15, e poi domenica eh, nella eh, maratona eh, durante la quale noi proponiamo a partire dalle 16 tutte le puntate della settimana. Grazie a tutti, buon fine settimana, ci vediamo lunedì con la nuova diretta.